a tutti buonasera. Il telegiornale di questa sera lo apriamo parlando di sanità, che è uno degli argomenti di più stretta attualità ormai da un po' di settimane. I problemi, lo sapete, non mancano: la carenza di personale, poi ci sono le lunghe code ai pronto soccorso, ci sono le liste d'attesa infinite e tante ore di attesa per trovare finalmente un posto letto nei reparti per chi ha bisogno di ricovero. E allora stamani siamo andati a vedere che cosa succede all'ospedale di Careggi, perché sono stati inaugurati 12 nuovi posti letto, ma per noi è stata l'occasione per fare anche il punto su quella che è la situazione al pronto soccorso, dove sono sempre di più le persone che arrivano ogni giorno a causa di influenza e polmonite soprattutto. Sentiamo Chiara Valentini. Saranno in funzione da domani i nuovi 12 posti letto del reparto di medicina interna a Careggi, che si vanno ad aggiungere ai 24 già esistenti. Sono 12 posti letto posizionati in stanze doppie, ma anche stanze singole, pensati proprio per pazienti che hanno bisogno di allettamento. La tecnologia permette un monitoraggio continuo del paziente. Qui probabilmente verranno ricoverati pazienti anziani e molto fragili. Non hanno il bagno queste stanze, proprio perché il paziente qui è monitorato e allettato. Ci potrà essere probabilmente anche uno scambio tra questo nuovo reparto di medicina interna e i 24 posti già esistenti all'interno dell'ospedale di Careggi a medicina interna, anche perché prima si riesce a ricoverare un paziente che accede al pronto soccorso, più breve è il percorso di cura. La situazione dei pronto soccorso in Toscana, lo sapete, è piuttosto allarmante in questo periodo invernale, in cui moltissimi sono gli accessi, soprattutto di persone anziane e fragili, per picchi di influenza e di Covid, anche se sono queste in diminuzione. Sono circa 70.000 i toscani con l'influenza e anche per il pronto soccorso, naturalmente, questo è motivo di stress. Noi abbiamo chiesto proprio al direttore del pronto soccorso di Careggi qual è la situazione qui a Firenze e quali possono essere le soluzioni. Qual è la situazione in questo momento al pronto soccorso di Careggi? No, al pronto soccorso di Careggi è abbastanza tranquilla, perché abbiamo avuto dei picchi di proprio arrivi nel periodo proprio natalizio, dopodiché oggi è un pochino più meno consistente l'arrivo. Quindi l'incremento che abbiamo avuto è intorno al 20% ed è legato sia al picco influenzale. Ancora il picco influenzale non c'è, perché il picco influenzale verrà a metà, siamo vicini, a metà, alla fine di gennaio. Però ecco, è dovuto a casi di influenza complicati da polmoniti e anche Covid. Però il rapporto, per esempio, di 60 persone, quindi il 20% circa, è 50 che sono complicati, le influenze complicate, e 10 sono i Covid. Quindi il rapporto è 5 a 1 tra Covid e influenzale. Quale può essere la soluzione per evitare i problemi ai pronto soccorso che ci sono anche in altri ospedali toscani? C'è chi parla di reparti ad hoc, ad esempio come ha fatto l'Emilia Romagna. Quale può essere nel caso di emergenza la soluzione? Ma dunque, nel caso di emergenza noi siamo già pronti per le emergenze. Il problema è, lei capisce, che se invece di arrivare 200 persone ne arrivano 350 è ancora più di un'emergenza, una iperaffluenza. Noi abbiamo dato così a tutti i cittadini, abbiamo servito tutti i cittadini, anche se hanno dovuto aspettare un po' di più, perché aspettando un po' di più magari qualcuno si è lamentato, ma tutti sono stati serviti. Il piano sarà un piano di ristrutturazione che è previsto da una delibera regionale, che dovrà avere un po' di tempo per essere applicato, ma sappiamo già come comportarci. Quanti degli accessi
potrebbero essere evitati, cioè sono codici bianchi o magari di persone spaventate che vengono al pronto soccorso? Vede, il problema dell'appropriatezza del pronto soccorso è una discussione ormai da tempo. Le persone che vengono al pronto soccorso vengono perché hanno bisogno di salute e di assistenza, qualsiasi sia. Certo, ci sono anche quelli che vengono che non hanno bisogno di grandi cure, però hanno bisogno di essere consolati in quella della loro malattia acuta in quel momento, anche un mal di denti. Il personale sanitario non fa soltanto i conti con i tagli, c'è un altro problema che sta avanzando ed è quello delle aggressioni. L'ultima in ordine di tempo risale al 6 gennaio, è avvenuta al pronto soccorso di Piombino, vittima un infermiere. Sentite. Turni massacranti e non solo. La sanità non naviga in buone acque a causa dei tagli e ad aggiungersi a queste carenze il personale sanitario fa i conti anche con le aggressioni. L'ultima nel giorno dell'Epifania a Piombino, un giovane di 23 anni ha perso le staffe aggredendo un infermiere all'interno del pronto soccorso a Villa Marina. La sua furia è scattata quando il personale sanitario gli ha chiesto di uscire dalla stanza dell'ambulatorio dove la fidanzata, maggiorenne, stava per essere visitata in seguito a un malore. Il giovane ha aggredito l'infermiere che ha subito ferite guaribili in 5 giorni. È una battaglia che portiamo avanti da molto tempo, quella per contrastare la violenza nei confronti del personale sanitario, ha detto Paolo Camelli, segretario provinciale della UIL FPL con delega alla sanità. Fatti come questi non sono isolati, solo a Villa Maria, aggiunge, nel 2023 si sono contati altri episodi simili, almeno una decina. L'intervento delle forze dell'ordine è stato immediato, il 23enne è stato allontanato dal pronto soccorso ed è stato denunciato e dovrà rispondere del reato di lesioni aggravate. E ora vi raccontiamo un fatto di cronaca avvenuto a Empoli, dove 4 minorenni sono entrati in azione contro 2 persone che stavano passeggiando in strada. Una in particolare è stata aggredita, trascinata senza pietà perché l'obiettivo di questi 4 minorenni era la borsa. Questa donna, 83 anni, è finita grave all'ospedale. Sentite. È caccia a 4 giovani ad Empoli da parte della polizia, responsabili di una rapina violenta in strada avvenuta il giorno dell'Epifania ai danni di 2 anziane. Stavano camminando in città. Una donna, 83enne, rimasta ferita in modo grave, era in compagnia di un'amica, 70enne, con cui stava facendo una passeggiata. È stata buttata a terra e trascinata per metri dalla gang per strapparle via la borsa e ha riportato la frattura del bacino e della spalla, oltre a un trauma cranico. È ricoverata in ospedale e dovrà subire un'operazione chirurgica. È accaduto il 6 gennaio, intorno alle 15, nel sottopasso della stazione ferroviaria. Una volante della polizia stava transitando nei paraggi al momento della rapina, avrebbe intravisto la scena e ha attivato subito le sirene mettendo in fuga i giovani. Gli agenti del commissariato di Empoli si sono messi ad inseguire i ragazzi che però si sono divisi facendo perdere le loro tracce nelle vie limitrofe. Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona emerge che sono tutti minorenni e non sono residenti ad Empoli. Potrebbe essere vicina alla soluzione l'indagine sull'omicidio di un 25enne a Pisa in pieno centro storico. Si cerca di dare una spiegazione alla morte di Iles Amri, il 25enne tunisino ucciso a coltellate venerdì notte in piazza Vittorio Emanuele, in pieno centro storico a Pisa. I carabinieri indagano ed è scattato il fermo per un 32enne georgiano, indiziato per il delitto, ma si cercherebbe anche un secondo uomo che potrebbe aver sferrato il colpo mortale. Gli investigatori concentrano l'attenzione verso l'area della stazione, nota come zona di spacciatori. Intanto i fratelli della vittima chiedono giustizia e raccontano che la sera dell'omicidio il fratello si era messo in mezzo per sedare una rissa tra tunisini e georgiani in piazza Vittorio Emanuele tra lanci di bottiglie e minacce. Sarebbe questa la circostanza, secondo la famiglia, che avrebbe portato alla sua morte. Nei prossimi giorni si svolgerà l'interrogatorio del georgiano, intanto il sindaco Michele Conti ha chiesto una maggiore incisività delle forze dell'ordine per combattere il degrado. Il luogo in cui è avvenuto l'omicidio è noto per situazioni legate allo spaccio. Il primo cittadino fa sapere che verranno raddoppiati gli sforzi e l'impegno per garantire la sicurezza e la legalità necessaria.
Stamani ad Agliana è stato trovato il cadavere carbonizzato di un uomo. È un pratese di 57 anni. Potrebbe trattarsi di suicidio, ma sono in corso accertamenti prima di chiudere l'inchiesta. Il corpo di un uomo di circa 60 anni, parzialmente carbonizzato, è stato trovato questa mattina nella campagna di Agliana, in provincia di Pistoia, vicino ad alcune abitazioni. Sembra che l'uomo fosse originario della Pratese e si fosse trasferito ad Agliana. Subito dopo l'allarme sono sopraggiunti sul posto i carabinieri della scientifica e del nucleo investigativo e il procuratore capo, oltre ai soccorritori e ai vigili del fuoco. La zona dove è avvenuto il ritrovamento del cadavere è in aperta campagna, dove sono presenti dei vivai ed un paio di abitazioni. Nei pressi di una di queste è stato trovato il corpo semicarbonizzato dell'uomo. Per il momento, fanno sapere gli inquirenti, il caso è stato rubricato come suicidio, ma sono in corso ulteriori approfondimenti. Furto con spaccata in farmacia, i ladri in fuga con il fondo cassa, 1000 euro, è accaduto la notte scorsa a Firenze, in Borgo Ognissanti, in pieno centro storico. Sul posto sono intervenute, oltre a una pattuglia dei carabinieri, anche la scientifica per rilevare tracce e indizi utili a risalire agli autori. I malviventi, secondo quanto ricostruito, intorno alle 3 hanno infranto con un tombino la vetrina della farmacia. Poi, una volta dentro, si sono impossessati dei 1000 euro e sono fuggiti. E a proposito di spaccate, di furti, la notte scorsa in poche ore a Prato ce ne sono stati 7. Quello natalizio è stato un periodo nero per la microcriminalità a Prato e provincia e anche l'ultimo giorno di festa non è stato da meno. Sono ben 4 le spaccate registrate ieri tra il pomeriggio e la sera, tutte con il tradizionale metodo del tombino prelevato dalla strada e lanciato verso le vetrine d'ingresso di 3 negozi e un bar pizzeria. La prima spaccata è avvenuta alle 15.30 al caffè Le Due Terrazze in via Ciulli, in quel momento chiuso per la pausa pranzo essendo domenica. Il ladro ha scavalcato il cancello e poi ha mandato in 1000 pezzi la vetrina. Una volta dentro ha preso qualche spicciolo di fondo cassa ed è fuggito via. Le altre 3 spaccate sono avvenute in orario serale, pochi minuti prima delle 21 in via Baldanzi. Un uomo incappucciato ha spaccato una delle vetrine del negozio di articoli sportivi per motociclismo Wheel Up. È scattato l'allarme che ha costretto il malvivente a fare in fretta. Di fronte a una cassa vuota ha arraffato 2 giubbotti ed è fuggito via. Pochi secondi dopo è arrivata sul posto la vigilanza privata. La terza spaccata è avvenuta 2 ore dopo a poca distanza al negozio di agraria di via Arcangeli. Anche in questo caso si è trattato di un ladro in solitaria incappucciato, probabilmente la stessa persona che ha agito in via Baldanzi. Stavolta però è rimasta a mani vuote grazie al pronto intervento dei vicini di casa che, quando hanno sentito il fracasso provenire dal negozio, si sono affacciati. Hanno chiamato il 112 e urlato al ladro di andare via. La quarta spaccata è avvenuta attorno a mezzanotte nella zona di Piazza del Mercato Nuovo. Si tratta del negozio di prodotti professionali per capelli e corpo Coripa, tra via Guevara e via Petri. Il malvivente incappucciato è arrivato sul posto in bici, ha portato via dei phon e delle tinture. È la quinta volta che accade. Un peschereccio si insabbia all'avamporto di Viareggio. Non è la prima volta che accade e allora sale la rabbia dei pescatori. Quelle che vedete sono le immagini di un peschereccio all'avamporto di Viareggio, insabbiato all'imboccatura e subito dopo incagliato sugli scogli. Nessuna conseguenza sull'equipaggio, solo molta rabbia da parte dei pescatori che più volte hanno sottolineato l'importanza di dragare il porto. Impresa Pesca col Diretti Lucca parla di un'emergenza peggiorata a causa delle ultime mareggiate. L'imbarcazione in questione, durante le manovre di uscita per una battuta di pesca, è rimasta intrappolata nella sabbia ed ha riportato gravissimi danni. 2 giorni fa un'altra imbarcazione ha rischiato di insabbiarsi. In attesa di vedere realizzato il progetto di sabbia dotto, si chiedono garanzie e sicurezza. Entrare e uscire dal porto sta diventando un rebus, dicono dall'associazione. Si rischia ogni volta di danneggiare le imbarcazioni e di mettere in pericolo l'equipaggio. Una problematica, quella nel porto di Viareggio, ancora più complessa quando soffia il vento e le correnti spingono verso gli scogli.
Sono passati poco più di 2 mesi dall'alluvione e ancora tutti quanti facciamo i conti con quello che è successo nell'area tra Firenze, Prato e Pistoia. Ovviamente la ricostruzione è in corso, è iniziata, si lavora costantemente alacremente e ovviamente ci sono tempi lunghi però per arrivare alla ricostruzione. Abbiamo sentito l'assessore regionale Monni. Da un punto di vista di protezione civile e anche genio civile, perché anche loro si occupano molto del ripristino degli argini, ci può fare un quadro della situazione, soprattutto nelle zone più interessate dai danni? Stiamo ancora lavorando sul piano delle somme urgenze, quindi quei ripristini che consentono di riportare un livello di sicurezza accettabile, sono interventi che ammontano a oltre 100 milioni di euro. Stiamo intanto chiudendo la parte della ricognizione, non soltanto del danno alle famiglie e alle imprese, ma anche che riguarda il piano di ricostruzione successivo alle somme urgenze. Sarà una fase molto complessa, in larga parte sono interventi anche molto difficili da attuare. Ricordo che siamo una delle aree più urbanizzate della nostra regione, sarà una fase che vedrà in larga parte anche trasformare profondamente i nostri territori. Pensate a cosa può voler dire riaprire, riportare alla luce un fiume tombato. Come sapete, in grande parte il problema di questo evento sono stati proprio i fiumi tombati, che soprattutto nella valle del Bisenzio caratterizzano urbanizzazioni d'inizio secolo. Quindi interventi di trasformazione territoriale che cambieranno anche la trama delle città e che discuteremo insieme ai cittadini in apposite assemblee, prevediamo la prima alla fine di gennaio nel comune di Campi Bisenzio. Intanto è possibile capire più o meno quando si chiuderà la fase di somma urgenza? La fase di somma urgenza si chiuderà con la conclusione di tutti gli interventi. Quindi in che tempi? Ovviamente dipende anche dalle condizioni meteoclimatiche, perché nei corsi d'acqua si può lavorare ovviamente quando non piove e quando i livelli idrometrici sono adeguati a poter lavorare in sicurezza. Il piano di ricostruzione invece durerà anni. Restiamo sul tema dell'alluvione e con una buona notizia. Unicoop Firenze ha consegnato alla Protezione Civile 230.000 euro che saranno appunto spesi per le famiglie alluvionate. Sono 230.000 gli euro raccolti da Unicoop Firenze a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione del 2 novembre. La metà attraverso raccolte tra privati e cooperative dal 7 novembre al 7 dicembre, poi raddoppiati da Unicoop. Andranno alla Protezione Civile che li utilizzerà per le famiglie alluvionate. Queste risorse, in accordo appunto con la cooperativa, saranno messe a disposizione delle famiglie colpite dall'evento alluvionale del 2 novembre scorso. In questo momento le risorse a disposizione, come sapete, sono ahimè molto limitate. Noi stiamo continuando a lavorare sul tema delle somme urgenze, abbiamo presentato un piano solo sulle somme urgenze insieme ai comuni da oltre 100 milioni di euro. Ad oggi il governo ha stanziato esclusivamente 5 milioni di euro che sono appunto fanno parte di un primo piano che va a coprire una minima parte di questi interventi. Abbiamo letto che arriveranno altri 25 milioni, dei quali però non abbiamo ancora notizia ufficiale, mentre per le famiglie e per le imprese ad oggi le uniche risorse a disposizione sono quelle messe a disposizione dalla Regione nell'ultima variazione di bilancio, 35 milioni di euro, di cui 25 appunto per le famiglie, e quelle che vengono dai contributi delle varie associazioni, cittadini o enti come la Coop con questa donazione. Unicoop Firenze aveva donato subito dopo l'alluvione 50.000 euro per i beni di prima necessità, ha inoltre erogato 2 milioni di euro in prestiti ai propri dipendenti alluvionati, fino a 20.000 euro ciascuno e senza interessi. Questo ha permesso loro di far fronte alle perdite che richiedevano una sostituzione più urgente dalle auto agli elettrodomestici. Lo stesso supermercato di Campi Bisenzio è rimasto chiuso per 3 settimane dopo essere stato invaso dal fango e aver subito importanti danni alla parte impiantistica. Ci siamo mossi con tutto quello che potevamo verso il nostro territorio, a cui teniamo tanto, cercando di far partecipare anche le persone, quindi noi più gli altri. L'agroalimentare made in Toscana, o se preferite made in Tuscany, non ha davvero nulla da invidiare. Vi spieghiamo perché.
Vola l'agroalimentare made in Tuscany grazie alla costante crescita della DOP Economy e dell'export, un doppio balzo che certifica lo straordinario successo delle filiere agricole e dell'agricoltura più green d'Europa. A certificarlo è Coldiretti Toscana in base all'analisi dell'ultimo rapporto Quali Vita 2023 e i dati Istat relativi al commercio estero. Dici Made in Italy, ma pensi alla Toscana, una parola universale che non ha bisogno di traduzione. Un brand che evoca subito qualità, bellezza, paesaggio, accoglienza, calore, mettendo in moto i cinque sensi. Lo scorso anno, a fronte di un andamento della produzione reale del 2,7%, il valore aggiunto è cresciuto del 16,2% in più rispetto all'anno prima. Il valore delle produzioni DOP e IGP regionali ha superato 1,4 miliardi di euro nel 2022, con un balzo del 3,2% rispetto all'anno prima. È il comparto vitivinicolo con un valore alla produzione di 1.224 milioni di euro, pari a un più 3,5%, a dettare il passo della DOP Economy. Il comparto cibo, invece, ha un valore alla produzione di 179 milioni di euro, più 1,2% rispetto al 2021. Le tensioni internazionali, l'inflazione e nemmeno la lunga pandemia sono riuscite a frenare le esportazioni, che nel terzo trimestre 2023 hanno sfiorato gli 800 milioni di euro, più 6%. Portando il dato totale dei primi 9 mesi dell'anno a 2.543 milioni di euro, un più 2,3%. Fondamentale per il futuro dell'agroalimentare regionale e nazionale saranno i nuovi strumenti a tutela e protezione delle produzioni IG e della trasparenza, come il primo testo unico europeo sulle denominazioni che attende la definitiva approvazione alla plenaria tra gennaio e febbraio e l'introduzione nella etichetta del paese di origine per molti altri prodotti di largo consumo a partire dal 1 gennaio 2025. 27 gennaio si celebra la giornata della memoria, tante le iniziative in programma, sentiamo quelle a Pistoia. Musica, spettacoli, incontri per non dimenticare. A Pistoia il giorno della memoria, il 27 gennaio, si baserà su 7 giornate di riflessione attraverso la scuola, il teatro e le lezioni civili, più quasi 3 mesi di laboratori scolastici. Da sabato 20 a domenica 28 gennaio tornano infatti le parole di Urbinek, seconda edizione di un progetto ideato e curato da Massimo Bucciantini per Uniser, ente della Fondazione Caripit che si occupa di formazione e ricerca e realizzato in collaborazione con ATP Teatri di Pistoia col sostegno di Fondazione Caripit e dal 2024 con la compartecipazione del Comune di Pistoia, il patrocinio della provincia e della regione. Sì, questa è la seconda edizione delle parole di Urbinek e anche quest'anno abbiamo deciso di sostenere la manifestazione dopo che la prima edizione dello scorso anno aveva suscitato una grande attenzione anche da parte dei media nazionali e soprattutto un successo di pubblico. La proposta di quest'anno è anch'essa di grande qualità e attraverso gli strumenti dell'arte e dello spettacolo consentirà di approfondire e di portare avanti riflessioni su temi dolorosi che sono alla base un po' di ferite della storia e di drammi che anche quotidianamente stiamo vivendo. Le parole di Urbinek dedicano 8 incontri al tema della Shoah e come lo scorso anno l'idea è di partire da questo fatto che io considero l'età zero della civiltà dell'Homo sapiens per poi parlare del tempo presente e la parola che unisce tutti gli incontri, sia musicali, sia teatrali e sia lezioni civili, è appunto questa parola molto densa di significato che è appunto ghetto. Ogni anno Urbinek ci consegna e ci trasmette una parola e il nostro compito è appunto quello di provare a rifletterci sopra. Pitti Uomo, edizione numero 105, domani a Firenze, alla Fortezza d'Abbasso. Al via da domani a 12 gennaio alla Fortezza d'Abbasso di Firenze all'edizione 105 di Pitti Uomo, la manifestazione di moda e accessori maschili, punto di riferimento internazionale per brand e designer, buyer e stampa specializzata.
non solo una vetrina d'eccellenza per le collezioni autunno-inverno 2024-2025, ma anche un luogo che fa da specchio alle tendenze, alla creatività e ai nuovi costumi della società. Guest designer Luca Magliano e Steven Stocchi Daley, due giovani creativi che porteranno a Pitti Uomo molti spunti di riflessione, oltre allo spettacolo della loro moda. Sul fronte presenze continua a crescere il numero degli espositori grazie anche ad alcuni rientri importanti di aziende di riferimento, 832 i marchi, con il 46% di quelli stranieri. Il format di Pitti Uomo, il cui tema quest'anno è il tempo con Pitti Time, dà risalto alle singole 5 sezioni, ai focus sul vintage e sul mondo pets e l'ampliamento delle collaborazioni internazionali con il lancio di Neu Deutsch, inedito progetto su New Wave Design dalla Germania. Ad inaugurare la kermesse il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Sarà l'occasione per fare il punto sullo stato delle imprese, del commercio, dei mercati emergenti e di quelli in crisi, delle guerre, dell'inflazione, dell'occupazione e della formazione delle giovani generazioni. Le prospettive per il 2024 non sono rose. Negli ultimi mesi del 2023 c'è stata una generale frenata dei consumi dovuta alla situazione economica generale e a un cambio di mentalità, specie tra i più giovani, con un cambio di armadio totale, sempre più attento all'ecologia, allo spreco e anche nel segno del genderless. Ed è tutto, prima dei saluti vi ricordo l'appuntamento alle 21 è con Casa Viola. Grazie per averci seguito, arrivederci.